Il grande mistero dell'energia. Introduzione. Bentrovati. Oggi vogliamo iniziare a fare luce su uno dei più grandi misteri della nostra esistenza, o forse per meglio dire il più importante. L'energia. L'energia, la fonte e l'origine che sta alla base della creazione, che ha stimolato tanti miti e tante leggende, tanti racconti, tante teorie scientifiche e pseudoscientifiche, e che è stata ed è l'artefice delle nostre esperienze, la nostra compagna nella vita. L'origine è la causa di tutte le forze. Ma cos'è l'energia? Siamo quasi tutti portati a pensare che l'energia sia qualcosa di palpabile, di materiale, e viene facile l'associazione agli atomi e alle cariche elettriche, ma l'energia primordiale non è composta di cariche elettriche, quelle che noi conosciamo comunemente, e non è materia. Gli atomi sono un prodotto dell'energia, così come le particelle subatomiche e le cariche elettriche. Quindi non è facile stabilire una definizione precisa nei nostri linguaggi. Possiamo giusto dire che si tratta di una pulsazione, una sorta di respiro, un impulso vitale. Uno dei termini più appropriati sarebbe il tutto. Affrontiamo allora l'argomento energia con l'immagine che ci è più consona e più alla nostra portata, cioè la sua manifestazione, i suoi effetti nella creazione della materia e nella vita. Quindi, d'ora in poi, intenderemo col termine energia queste manifestazioni. Esistono fondamentalmente due tipi di energia in natura. Una è quella legata strettamente alla materia, quindi prodotta da essa, e una non legata alla materia, che costituisce la matrice di tutte le altre energie. Iniziamo a descrivere la più semplice e comprensibile, quella legata alla materia, ricordando che tutta la creazione è materia. Questa energia si presenta come emanazione, sotto forma di spirale. Ogni tipo di materia produce un'emanazione a spirale differente, a seconda delle sue proprietà e con diversi gradi di intensità, per cui alcune, essendo molto deboli, risultano difficilmente misurabili. Come vedremo più avanti, questo tipo di energia è misurabile, quindi possiamo ottenere un riscontro fisico, razionale e quantitativo. Le spirali energetiche contengono anche delle cariche elettriche, ma non sono composte solo di cariche elettriche. A dirla tutta, la definizione delle cariche positive e negative è solo una nostra convenzione, in termini di osservazione, sperimentazione e utilità, ma in realtà le cariche non sono solo due, ma quattro, e non sono realmente più e meno. Ma tralasciamo per ora questo aspetto per non creare confusione. Per semplicità diciamo che le spirali possono essere positive quando hanno una prevalenza di cariche positive o negative quando hanno prevalenza di carica negativa. Non esistono le spirali neutre, o meglio con numero di cariche positive e negative identico, perché tutto in natura è pulsante, vivo, in movimento, altrimenti risulterebbe statico. La spirale stessa assume quella forma proprio per la sua instabilità, per la ricerca di equilibrio, altrimenti la forma sarebbe un cerchio, che non esiste appunto in natura. Un altro aspetto da prendere in considerazione è che queste spirali producono onde elettromagnetiche, del tutto simili a quelle del suono, anzi, si traducono proprio in suono. Tutte le spirali sono anche suono e seguono infatti le stesse meccaniche del suono, come vedremo in seguito. Tutta questa premessa è indispensabile per capire il concetto della spirale e della sua natura. Una volta appreso questo, possiamo quindi affermare la sua esistenza non solo in termini teorici, ma anche pratici e sperimentali. Le macchine costruite dall'uomo non sono in grado di misurare questo tipo di energie, perché sono predisposte per generare o misurare le energie prodotte artificialmente, che hanno delle proprietà differenti.
Però la natura ha predisposto dei sistemi naturali per permettere la loro individuazione e la loro misura. Tra gli strumenti più antichi utilizzati da sempre per questo tipo di misurazione ci sono le bacchette e il pendolo, che interagiscono con l'energia del corpo umano e quelle esterne. In pratica sono dei lettori intermediari. Come si vedrà, non sono strumenti particolari che possono usare solo uomini dotati di poteri speciali, come viene spacciato comunemente, ma sono utilizzabili da tutti, perché seguono delle leggi di fisica naturale. Spiegheremo in dettaglio il loro funzionamento e mostreremo molte particolarità di utilizzo nei prossimi video. Ora vi mostriamo gli effetti e manifestazioni di queste energie a spirale, che abbiamo detto sono anche suoni, ma hanno anche una loro forza cinetica. Dobbiamo aggiungere solo una precisazione, che spiegheremo in dettaglio prossimamente. Le energie a spirale positive hanno una rotazione, una spinta cinetica sinistrosa. Quelle negative sono destrose. Questo fatto lo aveva già intuito Marconi e portato avanti Ighina. Non pensiate che sia un trucco, anzi, vi invitiamo a fare questi semplici test da soli. Osservate attentamente. Come avete visto, l'energia naturale si manifesta sotto forma cinetica producendo degli effetti. In questo caso, la pigna e il lucchetto sono forme molto particolari che catturano e condensano queste energie e, quando sono sospese, ci rivelano queste informazioni sul movimento. L'informazione è una parola chiave da tenere sempre presente, perché tutte le energie hanno in sé un'informazione. Informare è mettere in forma, quindi le forme sono il segreto per catturare, leggere e decodificare queste informazioni. Nei prossimi video approfondiremo tutte queste tematiche. Intanto vi offriamo solo due pillole. La pigna, conosciuta fin dall'antichità, è stata utilizzata per esempio come modello di costruzione della parte interna dei nuraghi, ma anche come rappresentato con gli Anunnaki per trasmettere le energie. La forma del lucchetto la riscontriamo nella forma utilizzata nella stele delle tombe dei giganti, che tombe non erano, e le famose bacchette degli Anunnaki o quelle rinvenute a Göbekli Tepe. Restate con noi e condividete queste informazioni. La condivisione è la nostra forza per risvegliare la nostra coscienza, conoscere ed evolverci.